diritti violati col professor Paolo Scioli. Allora, grazie a Eliano per questo invito, per poter trattare questi temi che sono così attuali e così nuovi per certi versi, e in questo contesto dove persone hanno potuto anche sperimentare appunto di persona gli effetti di a vario livello di manipolazione. Questo è il libro Neuroschiavi che è stato pubblicato nel 2011 nella edizione italiana e che poi ha avuto un'edizione francese, Neuroschiavi, nel 2013, e che ha avuto un ottimo successo sia in Italia e anche in Francia, per cui io sono stato invitato per una conferenza a Parigi. I francesi leggono molto di più degli italiani, per cui c'è un rapporto di 7-1 come libri letti. L'altro libro che ho scritto più recentemente, del 2014, è Paranoia tra leadership e fallimento, la rivincita della psicopatia sullo psichiatra, che ha avuto anche una edizione inglese e tratta soprattutto della paranoia a livello sociale, a livello di paranoia condivisa attraverso la grande diffusione che ci può essere oggi attraverso appunto internet. Quindi siamo sulle nuove forme di psicopatologia, quelle che nei manuali tradizionali così chiaramente non sono contemplate, quindi in effetti entriamo in una sfera nuova. Questo è un po' un elenco dei vari tipi di manipolazioni che sono contenuti nel libro Neuroschiavi, se qualcuno avrà voglia di approfondire. Manipolazioni a livello, soft, quindi linguistico, emotivo, sociale, mediatico, subipnotico, e manipolazioni di tipo estremo con fattori fisiologici, deprivazione, stress, violenza, tortura, trauma, e fisico e chimico, elettromagnetico, acustico. I punti fondamentali su cui si basa Neuroschiavi sono il ribaltamento di certe convinzioni che tutti hanno, danno come scontate. Noi sappiamo oggi da studi scientifici recenti che nello stato di veglia per l'80% del tempo noi non siamo attivi rispetto all'esterno. Quindi, questa è una cosa abbastanza sconvolgente, che noi pensiamo di essere sempre recettivi, quindi in grado di rispondere, quindi in grado di reagire, di difenderci da quello che ci propone l'ambiente, invece per l'80% del tempo ci troviamo in quello stato, che ora dirò qualche parola in più, chiamato default mode network, cioè praticamente è uno stato di disattivazione in cui il cervello comunica con se stesso, fantasie, sogni a occhi aperti, e quindi questo nello stato di veglia, quindi per l'80% del tempo ci troviamo in questa situazione che quindi è manipolabile, cioè quindi non è uno stato reattivo. Quindi praticamente il cervello ha come due posizioni, un interruttore che può nello stato di veglia passare da una posizione che è quella standard, appunto del default mode network, a quella del cosiddetto task positive network, cioè dove praticamente
il cervello si orienta verso stimoli che gli propone l'ambiente. Solo quindi in quest'altro 20% noi siamo reattivi, siamo diciamo non passivi ma attivi, quindi siamo in grado di contrastare, di interagire attivamente appunto con l'ambiente, ma negli altri momenti sono proprio quelli dove la manipolazione è in agguato, cioè, no, pensiamo quando uno si mette di fronte alla televisione o col cellulare. E quindi questo è il primo punto, cioè non è vero che noi quando siamo in stato di veglia siamo attivi. Numero due, noi abbiamo sempre pensato che si parla di individuo, cioè ognuno di noi è uno e indivisibile. In realtà c'è un substrato di varie subpersonalità che sono, diciamo, in attiva competizione fra loro per arrivare alla centralina di comando. Quindi noi abbiamo dei pezzetti di personalità, diciamo, che sono si combattono fra loro, e quindi con Marco Della Luna, che ha scritto il libro con me, parliamo di individuo invece di individuo, no? Quindi già questo, quindi si tratta di far emergere al comando quella parte che più interessa di tutte le parti che compongono in realtà la nostra totalità. Il terzo punto, che diciamo segue gli studi scientifici più recenti, che dà una visione totalmente diversa di cos'è il cervello è in continua evoluzione dalla nascita alla morte. Quando io ho studiato medicina si diceva che i neuroni che componevano il cervello erano sempre quelli e che potevano solo morire, quindi non c'era una nascita di nuovi neuroni. Oggi si sa che non è vero. Neuroni si formano in continuazione, nuovi neuroni nel cervello, soprattutto in certe aree cerebrali. E l'altro aspetto è quella che è il continuo formarsi di contatti fra cellule, quindi di circuiti, e lo scioglimento di vecchi circuiti. C'è una competizione continua, quindi praticamente quello che si può dire che la fisiologia si tramuta in anatomia. Cioè se noi attiviamo certe aree cerebrali o le teniamo disattive, si modifica la struttura anatomica del cervello. Quindi queste sono nozioni che modificano molto. Ora qui direi che passo abbastanza rapidamente, quindi ho parlato già di cos'è questo default mode network, sono delle specifiche strutture che si attivano, quindi quando l'interruttore è su questa posizione ci sono alcune strutture cerebrali che lì sono segnate in rosso, che sono attive. E invece quando si passa sul task positive network è tutto un altro sistema che si attiva. Questa è la definizione, appunto, è un po' paradossale, dice ciò che fa il default mode network sarebbe ciò che fa il cervello quando non sta facendo niente. È abbastanza paradossale, ma è nel senso che dicevo io. Una cosa interessante è che questi non sono studi di laboratorio, studi che si fanno per ricerca, eccetera, ma già oggi ci sono dei mezzi per cui si può vedere benissimo, per esempio, come funziona, se funziona bene o se funziona in maniera scarsa, in maniera inferiore alle attese, di default mode network. Questa è la tecnica dell'elettroencefalografia quantitativa che per esempio io faccio personalmente, dove si possono elaborare delle mappe cerebrali che danno dei profili di attivazione e disattivazione che dicono molte cose sulla persona, cioè questi profili di attivazione e disattivazione sono correlabili ormai attraverso
diciamo, molti campioni che sono stati fatti, molti studi che dal 1980 praticamente fino ad oggi, dove la tecnologia si è espansa moltissimo in questo settore, ha ridotto l'invasività di queste tecniche, tant'è vero che oggi sono praticamente, cioè, una piccola scatolina che si può attaccare al collo della persona, una cuffietta con degli elettrodi che comunicano Bluetooth col software del computer, quindi praticamente è un sacco, praticamente uno zaino che uno può portare dappertutto, lo può fare in qualunque contesto. E quindi era per dire, questo per esempio è un cervello lento, dove si vedete i colori, quelli più vivaci sono quelli dell'attivazione, i colori più scuri, blu, dal blu insomma, che sono quelli della disattivazione, si parte sulla sinistra in alto dalle onde lente, dalle onde delta, e poi arriva alla fine, diciamo, della prima colonna sulle onde di media frequenza, le onde alfa, e là ci sono le onde beta, i vari livelli di onde beta, che sono quelle rapide di contatto con l'ambiente. In questo caso si vede che questo cervello è disattivato per quanto riguarda, è molto poco attivo per quanto riguarda appunto i rapporti con l'ambiente. E quindi questo possono essere varie situazioni, si può andare da una situazione di deficit cognitivo, appunto un'iniziale demenza, si può andare su situazioni, per esempio, nel bambino, nel ragazzo, del cosiddetto deficit d'attenzione con iperattività, che paradossalmente è un cervello molto lento, quel grande attivismo che si vede è un attivismo di riflesso, cioè è un affaccendamento più che un attivismo, no? E invece la diagnosi va fatta attraverso un metodo non comportamentale ma oggettivo, che è questo. In quest'altra figura invece si vede il contrario, dove le onde lente sono poco rappresentate, sono rappresentate le onde rapide, soprattutto vedete nella seconda, in questa parte qui, queste sono le cosiddette beta brutte, questo è un cervello molto ansioso, è una persona molto ansiosa, è attivo rispetto all'ambiente, ma è troppo attivo rispetto all'ambiente, questo tanto per dare due esempi. E per dire appunto che ecco, task positive network, e quindi quando il cervello è nella posizione 2 di Rachel, che è stato il neuroscienziato che nel 2002 ha identificato questo tipo di funzionamento basilare della fisiologia del cervello, e sono altre strutture rispetto a quelle del default mode network. Ecco, il secondo punto era quello delle subpersonalità. Questa è una cosa interessante anche per il contesto dove ci troviamo, vero Emiliano, dove si fanno studi anche diciamo di tipo anche esoterico, no? Questo libro del 1903, per vedere appunto che c'erano già cose assolutamente interessantissime, ciao Maria, dove appunto già Myers nel 1903 aveva identificato, è un libro che lui ha scritto, ha fondato la società per la ricerca psichica, quindi si potrebbe dire parapsicologia, no? A Londra, è un libro che è uscito postumo perché lui è morto nel 1901, e è un libro che è stato tenuto praticamente quasi nascosto, nel senso che fino ad anni recenti non è stato ritirato fuori, e è un libro di un interesse eccezionale, e che praticamente rovescia in buona parte tutto quello che sono le convinzioni che ci abbiamo sulla mente, sulla personalità. Già lui con pochissimi mezzi aveva tracciato una via che poi è rimasta totalmente inesplorata fino ad anni recenti, dove in America ora nell'Università della Virginia con il professor Kelly, che ha scritto due libri bellissimi,
Irreducible Mind and Beyond Physicalism, quindi che ridà tutta una nuova visione di cos'è la memoria, di come si può comunicare telepaticamente, di come si può, ecco, quindi ha sdoganato molte cose che la scienza mainstream, è quella diciamo devota a certi canoni, che non riesce a spiegare certi fenomeni, ma che ce n'è una quantità spaventosa accumulatasi, e che invece diciamo, se noi dobbiamo adattare la teoria a quelle che sono le esperienze oggettive, non fabbricare una teoria rigida e cercarci di adattare i dati che troviamo. Questo è come se invece di comprare una scarpa che si adatta al nostro piede, noi tagliamo il piede per farlo entrare in una scarpa che ci hanno già portato di regalo, dice, visto che me l'hanno regalata, mi taglio un pezzetto di piede e vediamo se c'entra. No, credo che sia questo il discorso. Ecco, la neuroplasticità è veramente un campo incredibile che io consiglio a qualcuno che è interessato il libro di Deutsch, The Brain That Changes Itself, quindi il cervello che cambia se stesso, di Deutsch, che parla appunto delle miracoli, diciamo, che può fare il cervello. Cioè, anche per esempio in casi di ictus micidialmente devastanti, quella parte rimasta di cervello può riprendere tutte le funzioni che erano prima espletate da altre aree cerebrali. Questo praticamente ci dice che si può fare molto di più rispetto a, certamente va fatto nella maniera giusta, e purtroppo tutto quello che facciamo si riflette in questo. Se noi continuamente facciamo lavorare male il cervello si formerà in quella maniera, anatomicamente, a queste stimolazioni diciamo che noi forniamo con dei comportamenti sbagliati, con delle abitudini sbagliate, queste si cristallizzeranno in strutture anatomiche, questo è il punto. Questo è lo slogan della neuroplasticità, che Deutsch ha ripreso comunque da altri autori prima di lui, neurons that fire together, wire together, cioè neuroni che scaricano insieme, si cablano insieme e quindi si vanno a formare delle strutture, dei circuiti fra di loro. E questo è, appunto, ha molte implicazioni, cioè sul fatto che l'addestramento può moltissimo. Un piccolo esempio sulla scuola, sulla pedagogia. Questi studi moderni incredibilmente ribaltano la situazione su quello che ci viene contrabbandato oggi. Studiare le poesie a memoria è una cosa splendida. Splendida sul piano neurofisiologico, perché noi attivando la memoria, noi attiviamo questi circuiti di memoria che dalla memoria si sa che può poi espandersi verso le altre funzioni cerebrali. Quindi nozionismo, le poesie a memoria, io mi ricordo da bambino mi rompevano le scatole, però le ho imparate. Probabilmente questo lavoro che è stato fatto però è anche alla base del fatto che ho continuato a studiare, ho avuto interesse nel cercare di sempre nuove stimolazioni, perché se uno a scuola viene lasciato, dice non lo affatichiamo troppo, non gli facciamo fare niente, facciamogli portare il cellulare, questa è un'altra cosa micidiale, se avete intenzione di approfondire l'argomento sul cellulare, sia su Neuroschiavi che sul libro di Deutsch, c'è proprio il discorso del riflesso di orientamento che viene sballato completamente dal cellulare. Il cellulare come il computer usato, i videogiochi del computer, la televisione, porta il riflesso di orientamento, che è quello per cui il cervello si interessa di un cambiamento ambientale in un secondo, in 4 secondi, diciamo normalmente 4 secondi, se c'è un cambiamento, lo porta a un secondo. Quindi se uno, diciamo, è continuamente, viene velocizzato completamente
continuamente quel cervello, che non riuscirà più a avere interesse nel ascoltare una lezione, nell'ascoltare la musica, la bella musica, che è fondamentale, voglio dire, no? Non ce la farà più, perché è talmente portato, è come se una macchina, uno piglia continuamente l'acceleratore e poi dopo non gli sembra, quando non lo piglia per un momento, lo lascia, dice, ma che sta facendo? Si sta fermando la macchina, invece no, sta andando alla velocità giusta. È questo, no? Il punto. Vabbè, quindi questo ne ho parlato, vabbè, questo è un articolo, se qualcuno è interessato a vederlo, che ho scritto sul sito Il Talebano, sulle motivazioni, ecco, questo diciamo è per dare un'idea, quale interesse ci può essere, per esempio per qualcuno che può, no, è la domanda che uno si fa, dice a me hanno messo dei microchip, oppure io sono, il mio cervello è manipolato dall'esterno, che interesse ci può essere? Questa è la domanda, no? Per cercare di smontare di solito. Invece l'interesse ci può essere, e come? Ecco, questo è un po' il punto, perché entriamo nel campo dell'ingegneria sociale, di chi vuole. Ecco, l'amico Lucien Cerise, che ha scritto il libro Gouverner par le chaos, governare attraverso il caos, che è la modalità moderna del governo. Cioè, i governi precedenti governavano con l'ordine, mantenendo l'ordine. Oggi sono interessati a mantenere il caos. Ecco, quindi c'è stata questa grossissima modificazione sul piano dell'interesse della classe dominante. Oggi funziona molto meglio con le masse odierne, con i mezzi che ci sono per controllarle. Funziona molto meglio creando il caos, quindi, ecco, quindi questo può essere una grossa fonte di interesse, no? E Lucien Cerise ha scritto, quindi Gouverner par le chaos, e ha scritto anche Neuropirate, un bellissimo libro di ingegneria genetica, che appunto cos'è l'ingegneria genetica? In poche parole, la modificazione furtiva, dice Cerise, pianificata del comportamento umano. Ecco, questo è di ingegneria sociale. Lui ha scritto Neuropirate proprio in omaggio al nostro libro Neuroschiavi. Andiamo avanti. E qui veniamo a delle cose che sono alla nostra, diciamo, attenzione quotidiana. La musica sembra una sciocchezza, ecco, per dire, no? Poi arriviamo a cose ancora più pesanti, ma già la musica ci condiziona in una maniera spaventosa. Non ce ne rendiamo conto fino in fondo, ma un grande musicista come Verdi diceva: io posso mettere insieme cinque note, con cinque note faccio piangere o faccio ridere, ho imparato come si fa. Questo lo diceva Giuseppe Verdi. E voi vedete, per esempio, questo è un piccolo esempio fra i tanti che se ne potrebbe fare, le vendite, l'aumento delle vendite, qui sono vendite di caramelle, evidentemente in un bar o così. Quando l'umore è neutro non si vende un tubo. Per poter vendere l'umore deve essere portato o sul basso, negative mood, quindi umore negativo, e vendo parecchie caramelle, oppure con l'umore alto e vendo comunque un discreto numero di caramelle. Quindi, ecco, cos'è che fa la pubblicità che continuamente condiziona, no? Così, ci fa cambiare l'umore, ce lo sposta. E se voi avete un'idea di quanto sia sviluppato, questo non è un campo che si sviluppa nelle università. Nelle università fanno ridere, il livello in cui viene insegnata la psicologia all'università in tutto il mondo fa ridere rispetto a quello che è il livello, diciamo, che è stato raggiunto nei centri in cui si utilizza per manipolare. E quindi, per esempio, se uno vuol vendere, avete visto anche certi piccoli mezzi, no? Uno fa vedere il pannolone per l'incontinenza quando uno mangia. Sta guardando la televisione, lo fanno
prima del telegiornale o dopo il telegiornale delle 13, per esempio, perché quello è una, comunque una, e uno ricorda il problema, ricorda il nome, per esempio, e per ogni prodotto è stato valutato se è meglio far a migliorare l'umore o farlo peggiorare. C'è proprio una, addirittura ci sono delle tabelle che sono state fatte per identificare qual è l'umore ottimale per vendere, per esempio, una macchina o vendere delle calze, per dire. Sono cose completamente diverse e quindi sono studi estremamente sofisticati che vanno proprio parecchio profondo. Qui ho riportato semplicemente una tabella per dire: si sa perfettamente, se si vuole far ingenerare paura, immaginiamoci un film giallo, che tipo di musica e con quali parametri devo utilizzare per far venire paura, oppure per far venire rabbia o far venire felicità. E qui ho alcune diapositive che sono interessanti per vedere. La musica è completamente diversa da quello che è la lettura, che sono arti figurative, perché la musica entra direttamente nella cassa di risonanza del cervello, cioè dal lobo temporale dove ci sono le aree acustiche, si entra direttamente nel lobo limbico, che è il sistema che presiede alle esperienze emotive e alle risposte metaboliche di base, di fondo. E questo è il lobo limbico, che è praticamente una struttura, sono strutture, un insieme di strutture, infatti si parla di sistema limbico, estremamente profonde nel cervello, e che si trovano in quel punto di passaggio che si chiama corpo calloso, lì vicino al corpo calloso, che è la struttura che sono fibre, diciamo, di connessione che mettono in contatto l'emisfero destro con l'emisfero sinistro. E intorno al corpo calloso ci sono queste strutture che si chiamano le strutture del sistema limbico e che sono quelle che generano le emozioni, quelle più arcaiche emozioni, e quindi la musica dalla via del lobo temporale, dalla via dell'area acustica, incanala direttamente, va subito, è proprio lì questo, cioè ci va direttamente, quindi fa variare enormemente questo bagaglio e questa è un'altra figura di queste strutture. E quello che dicevo prima, attraverso il corpo calloso addirittura stimola il sistema immunitario, tra le altre cose. Produce endorfine, la musica, produce peptidi, quali le endorfine, che danno delle sensazioni di euforia, di labilità d'umore o di emozione, diciamo, nascente. Tutto si basa sul discorso che della vibrazione, quindi la materia atomica vibra, la frequenza e la velocità a cui la materia vibra, la frequenza di vibrazione crea il suono, che a volte non è ascoltabile, ma funziona lo stesso, anche se non è ascoltabile, sì. Può comunque interagire con queste strutture profonde cerebrali, con il sistema limbico. E questo è il meccanismo, diciamo, di funzionamento del sistema nervoso, che è quello che viene chiamato la risonanza sensoriale, cioè le strutture nervose comunicano fra di loro attraverso dei codici di vibrazione, sono delle vibrazioni che vengono spedite da una struttura all'altra. La musica, e quindi che è una delle cose più leggere, che noi crediamo sia più leggera, interferisce in queste vibrazioni, cioè, portando altre vibrazioni, cambia le vibrazioni, diciamo, che si scambiano le strutture nervose in quel momento, e quindi altera il messaggio. E
Quindi il principio è che qualcosa di esterno mette in moto o cambia la modalità vibratoria di qualcosa che sta vibrando, cioè il nostro sistema nervoso è una vibrazione continua, questo è il punto, no? Quindi con vibrazioni esterne io posso alterare profondamente il codice che viene scambiato, quindi i messaggi che si scambiano fra di loro le strutture nervose. Figuriamoci con altri mezzi, più potenti o più selettivi, cosa possiamo fare se solo la musica può fare questo. Quindi un messaggio di quello che io voglio porre la vostra attenzione è che la musica non funziona sul piano psicologico, la musica funziona sul piano neurologico, quindi è un potente mezzo di modificazione delle informazioni che si scambiano nei centri nervosi. Anche i messaggi subliminali. Certo, certamente. E poi questo, diciamo, è l'altro argomento del cos'è che va oltre la musica. La musica quindi è un qualcosa che risuona all'interno del cervello, ma poi si crea un'attività anche motoria, no? Quindi quello chiamato trascinamento dall'attività cerebrale pura, poi si accompagna con un tamburellamento delle dita, con il battito del piede, con movimenti di danza, no? Quindi trascinamento fino a cose di tipo dionisiaco, dove la musica provoca poi, quindi le risposte sembrano come risposte motorie involontarie, ma in realtà il sistema nervoso, quando arriva allo stadio di risposta motoria, ha già avuto una bella botta, ecco, cioè è già stato particolarmente, e quindi si trasferisce questa vibrazione a livello di pensiero e di cervello, si trasferisce al ritmo cardiaco, si trasferisce alla respirazione, oltre che ai movimenti muscolari. È contagiosa, si sa, questo è, quindi che è queste sono cose che ho detto, quindi la musica altera la prestazione del sistema nervoso primariamente attraverso il meccanismo del trascinamento. Ecco, la cosa importante è che può curare e può invece anche devastare, quindi c'ha tutte e due queste possibilità. È un mezzo molto potente, come tutti i mezzi potenti, c'ha questa ambivalenza, usata in una certa maniera può curare, può migliorare, in un'altra maniera può devastare. Ci avrei molte cose da dire su questo discorso, per esempio, diciamo, un aggiornamento molto recente. Un mio amico americano, si chiama Mark Levinson, con cui ho avuto modo di parlare ultimamente, lui è il nipote di Hertz, il famoso fisico, perché la sua mamma si chiama Hertz, il nipote del famoso fisico che ha dato il nome Hertz alla misurazione delle frequenze, e guarda caso, diciamo, genio di famiglia, evidentemente, no? Questo talento di famiglia, lui si è dedicato a studi di acustica, per cui ha messo in piedi quelli che sono i sistemi per sistemi audio per macchine i più progrediti al mondo. Se uno vuole andare a vedere Mark Levinson, per dire, su internet, vede che tipo di produzione in questo senso ha fatto. Lui ha visto, mi diceva appunto, che la musica digitale, così come viene prodotta, è
è molto diversa dalla musica analogica, consente in un teatro, eccetera. Sono dei pacchetti scomposti che investono le strutture nervose, cioè non è una cosa continua tipo ta, non è così, è ta 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 ta, uno è come un bombardamento. E ha studiato, diciamo, le reazioni fisiologiche alla musica digitale, vedendo che erano disastrose, cioè c'era proprio un peggioramento su varie variabili fisiologiche, e quindi tutti noi subiamo questo in continuazione dai media, sono tutte cose poco studiate. Ha trovato un metodo per diciamo togliere questa modalità devastante, diciamo, dovuta alla musica digitale, e quindi l'ha resa simile a quella analogica, con degli algoritmi per cui non ci sono più quegli effetti devastanti che portava la musica digitale. Quindi sono tutti studi che lui ha fatto e che li ha fatti ad altissimo livello. Per poter essere accettati a livello scientifico li fanno dell'ostracismo. Perché gli fanno dell'ostracismo? Perché ci sono soldi di mezzo, come tutte le cose, no? Quindi, se uno mettesse in crisi tutto il sistema che oggi ci porta l'intrattenimento, cinema, colonne sonore, la musica che noi, di cui usufruiamo in continuazione, tutta è negativa. Sarebbe un disastro assoluto, no? Quindi queste cose, prima di venire accettate, chiaramente mi faceva vedere anche un'altra cosa che è interessantissima, che ognuno di voi può provare. Questo è un orologio al quarzo. Fanno malissimo gli orologi al quarzo. L'orologio al quarzo ha un ticchettio continuo che in una sede come quella del polso va a interferire. Per esempio, la medicina cinese sa che verso le estremità c'è un macello di energia, tanto è vero, no? Gli indiani mettono insieme le mani come saluto, perché tutta l'energia si coinvolge, no? Quindi qui c'è un casino di energia. L'orologio al quarzo qua va a destabilizzare l'energia del corpo, tant'è vero, basta fare una semplice prova. Lui l'ha fatta con me, l'ha fatta anche con una mia collaboratrice, ha fatto anche delle catene di 10 persone. Se uno toglie l'orologio al quarzo, mette la mano così, dall'altra parte uno cerca di spingerlo giù e gli dice fai resistenza, tu riesci a fare resistenza per non fartela buttare giù. Questo senza orologio. Se tu metti l'orologio al quarzo, non un orologio digitale, te la butta giù con una facilità 10 volte superiore a quella di prima. Ma non solo a te. Se tu fai una catena e metti, tu hai l'orologio al quarzo, dai la mano a una persona che non ha nessun orologio, la quale dà la mano a sua volta a un'altra persona che non ha l'orologio, se il primo ha l'orologio al quarzo, il terzo che non ha l'orologio al quarzo gli butta giù la mano con facilità. Se togli l'orologio al quarzo e rifai la catena, non te la butta giù. Cioè, queste sono tutte cose per dire che io credo fermamente che ci possano essere delle modalità di manipolazione anche ad alto livello, volute e conosciute, diciamo, dai sistemi dominanti, per entrare nella mente delle persone e per sconvolgerle, perché è facilissimo. È facilissimo. C'ho ancora un po' di tempo? Allora, questa per esempio è una campagna che ho fatto qualche anno fa, che è andata sui maggiori giornali italiani, a un convegno, io parlai del discorso delle epidemie create ad arte sulla depressione dalle case farmaceutiche. Per esempio l'Organizzazione Mondiale della Sanità diceva che nel 2020 sarebbe stata la depressione la seconda malattia per frequenza, insomma per incidenza sulla popolazione. Io dico che non è vero niente, non è vero niente. La depressione, così come viene
come viene catalogata oggi, non ha nessun senso, è un calderone dove ci si butta di tutto, ci si butta da quello che gli girano le scatole la mattina a quello che è veramente un depresso grave, che esiste purtroppo un nucleo per cui l'umore è come il calore creato dalla caldaia, c'è il termostato per farlo tenere, cioè se è troppo caldo nell'ambiente scatta il termostato e la caldaia smette di funzionare, ma se è freddo la caldaia deve funzionare. È un meccanismo nell'uomo, nell'essere umano, estremamente complesso, quello di creare l'umore giusto, staccare, uno riceve una notizia negativa e quindi l'impatto è di immediatamente l'umore si flette, c'è subito qualcosa che riparte per ritirarlo su. È un meccanismo estremamente complesso, molti ce l'hanno difettoso perché è veramente complesso, quindi la depressione pura esiste perché è il meccanismo stesso che è così delicato, così, ma è rara, questo è quello che va detto, è rara la forma, diciamo, completa. È molto più probabile che si creino delle situazioni, diciamo, esterne, così, per cui uno è insoddisfatto, è rabbioso perché è in una società che gli crea frustrazioni in continuazione, quello è quello che dicevo prima, la neuroplasticità. Learned helplessness, cioè l'impotenza appresa, cioè me lo insegnano come stare male, come vivere in maniera insoddisfatta, me lo insegnano. Ecco cos'è, quindi non è una malattia, diciamo, che deve impiegare cannoni che sono gli psicofarmaci per poter far contente le case farmaceutiche, vendere milioni e milioni e milioni di confezioni di antidepressivi, ma è una cosa completamente diversa. Questa appunto era, tanto per dire, fu una campagna dove, che è andata anche su TG3, mi intervistarono sul Messaggero, su Repubblica, sul Corriere della Sera. Non va avanti. Ecco, ora è andata avanti troppo. Eccoci. Vabbè, quindi... toccato un tasto che non doveva essere. Quel caso che lei ha citato sul suo libro, su Neuroschiavi, del fatto della signora che veniva manipolata mentalmente. Ci arrivo. E qui abbiamo persone che si sono preparate già le domande per fare. Ora, io spero di saper rispondere, perché quello è un campo che magari tante cose sai rispondere meglio te. Io ho dato un substrato, ho fatto vedere che ci sono dei meccanismi per cui è facile andare su quelli a operare. Poi come si opera? Questo è più compito tuo. Un'altra notizia interessante da dare è che a Firenze il professor Attilio Evangelisti, ingegnere, ha messo su alla facoltà di ingegneria un corso di ingegneria biologica dove praticamente si occupa espressamente degli effetti dell'elettromagnetismo sull'organismo biologico, in particolare sull'essere umano. Teniamo presente che questi studi erano molto avanzati all'inizio del Novecento e poi si sono bloccati. Per anni, 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 decenni sono stati bloccati, perché in Neuroschiavi è spiegata questa cosa, cioè c'è stata una predominanza di studi elettrofisiologici causati dal grandissimo successo che ebbero Hodgkin e Huxley quando hanno identificato il meccanismo del potenziale d'azione, cioè tutti i passaggi di ioni che possono poi produrre quella punta, quindi si passa da una sollecitazione sotto soglia del nervo al momento in cui il nervo viene eccitato. Questo meccanismo ci è costato decenni di blocco degli studi sull'elettromagnetismo. Tutti i fondi sono stati, ecco un altro meccanismo, sempre si parla di soldi. I soldi, i finanziamenti sono andati tutti in quella direzione, l'elettromagnetismo che è oggi uno dei nostri maggiori nemici, oltre che amici,
perché voglio dire, no, quanto ce n'è nell'aria oggi non lo sappiamo. Un cellulare 4G è un forno a microonde che lo mettiamo sull'orecchio e ragazzi, lo dico a me, dico, voglio dire, purtroppo c'è, questo non lo sanno in molti, c'è un aumento di glioblastomi nei giovani, è un tumore micidiale del cervello che sta, e lo stanno sussurrando, non dicendo ai 420, nelle strutture interessate di neurologia, neurochirurgia, c'è un aumento enorme di glioblastomi nei giovani, è un tumore che come inizio, come esordio veniva dato dai 55 anni in su, oggi si trova nei 25 anni, nei 35 anni. Cosa sarà mai? Vi viene in mente cosa potrà essere la causa di un'epidemia, però questa non viene detta in televisione, di un'epidemia di glioblastomi, quale sarà? Quindi un consiglio, e glielo potrà dare anche meglio Emiliano, ma mettetevi l'auricolare, cerchiamo il meno possibile, a volte non si riesce a fare, ti beccano un momento che non puoi mettere l'auricolare, teniamolo poco il cellulare all'orecchio, perché non ce le dicono queste cose, non ce le dicono. Io avevo portato anche qualche informazione sul TSO, visto che mi avevi detto che qualcuno era interessato. Ecco, il TSO è un'altra fregatura, cioè praticamente è venuta fuori come legge garantista, quindi nel 1978 sulla base della grande esplosione delle teorie basagliane, quindi la garanzia dell'utente, eccetera, per produrre esattamente il contrario, come spesso succede. Con tutte le migliori intenzioni, poi dopo vengono utilizzate contro, cioè paradossalmente la legge del 1904 che parlava di pericolosità per sé e per altri era più garantista. Perché? Perché per arrivare a essere pericoloso io devo dimostrare che ho fatto qualcosa di pericoloso, è più oggettivo. Invece oggi si parla, per poter fare un TSO, di condizioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici. E quali sono? Cioè, chi è che identifica l'urgenza? In base a questo sono stati in Toscana è stato fatto un TSO a un disgraziato che non aveva nessun precedente psichiatrico, perché gli dovevano far passare la strada davanti e lui doveva andare via da quella casa, e non ci andava via, si era barricato in quella casa, si è barricato per difendere la sua casa. Condizioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, l'hanno interpretato così e gli hanno fatto il TSO. È veramente una cosa pazzesca. Se poi si pensa che messa in questa maniera, uno gravissimo, un depresso gravissimo, ma che sta buono da una parte, non dà noia a nessuno, non accende nemmeno la luce, sta in una stanza buia, non mangia più, sta quasi morendo, no? Non gliene frega più nulla di interagire con nessuno, non glielo fanno mica il TSO a quello, perché non rompe i coglioni, scusatemi, è quello il punto. Mentre uno che ha un comportamento, diciamo, di tipo eclatante, di tipo così, da procurare fastidi, ecco, in qualche maniera, anche se non ha un dubbio, questi fastidi li provoca, perché c'ha delle ottime ragioni per provocarli, viene fatto un TSO. Questo è il punto. E perché le altre due condizioni, oltre a quella che vi ho detto, del TSO sono, per la legge italiana attuale del 1978, articoli 33 e 34 della legge 833, rifiuto di ricovero o accettazione della terapia, mancanza di alternative meno restrittive. Quindi dice, lui ha un disturbo che necessita di urgente trattamento, e questo lo decido io, non deve essere nemmeno pericoloso, lo decido io se necessita di urgente trattamento. Lui rifiuta il trattamento, mi basta questo, e io in questo momento non gli posso offrire, e questa, diciamo, la terza è veramente ancora più ridicola, diciamo, perché dovrei offrirgli delle alternative all'ospedalizzazione, lo porto a casa mia.
alternative meno restrittive al ricovero. Se io ho identificato le altre due cose, dove lo porto? Dove lo porto? Quindi la terza è veramente una cosa ridicola all'italiana, diciamo, nel senso deteriore del termine. Ma dov'è il punto? Ogni tanto mi si in Italia. Ecco, e poi riparte. Ecco. Ci sono degli articoli in realtà che sarebbero abbastanza tutelanti, perché al momento che viene fatto il TSO, che richiede una richiesta, una convalida da parte, la richiesta di un medico qualunque, la può fare il medico di famiglia, un medico fa la richiesta, la convalida, questo per vostra informazione se qualcuno si vuole tutelare, la convalida deve essere fatta da un medico appartenente alla struttura sanitaria, quindi un dipendente dell'azienda sanitaria. Non la può fare il medico del 118, per esempio, la convalida, può fare la proposta ma non la convalida. Ci vogliono tutti e due la richiesta, quindi due certificati medici, una richiesta e una convalida. La convalida non la cosa che sconcerta è che non è nemmeno richiesto che sia uno psichiatra. La convalida la può fare un qualunque medico della ASL, però deve essere un medico della ASL, non importa sia uno psichiatra. A questo punto i due certificati vengono portati dal sindaco, che emette, diciamo, un'ordinanza. L'ordinanza può essere impugnata, e quasi nessuno lo sa, siccome l'ordinanza va al giudice tutelare, quindi va al tribunale l'ordinanza. 48 ore si può impugnare l'ordinanza del sindaco, quasi nessuno lo sa. Ma difatti il punto debole è proprio questo, perché com'è che io posso difendermi da questa ordinanza se non c'ho, per esempio, dovrebbe essere, come qui abbiamo messo, sovente il soggetto passivo non è in grado di provvedere alla propria difesa rispetto al provvedimento di TSO, vuoi perché non riceve gli atti, vuoi perché non gli è permesso di comunicare con l'esterno, vuoi perché è stato sedato, quindi cognitivamente, volitivamente disabilitato. Quindi ci vorrebbe una copia, dovrebbe essere notificata a un difensore d'ufficio scelto tra avvocati qualificati. Ognuno di noi, se a me ora mi viene in mente a un medico di farmi una proposta di TSO, a un altro dell'azienda sanitaria di Roma, di convalidarla, questo provvedimento, il sindaco firma l'ordinanza, una copia di questo va direttamente a uno che viene nominato mio difensore d'ufficio, che mi può difendere, ma se questo procedimento non c'è. Quindi io non lo so cosa hanno fatto, non lo so quando l'hanno fatto, non so da quando partono le 24 ore, per cui le 48 ore per cui io posso fare opposizione presso il giudice tutelare e mandare un mio consulente di fiducia a far verificare che esistessero veramente quelle condizioni. Comunque io, ecco, vi ho dato, mi sembra, abbastanza informazioni per poter in questo modo, diciamo, difendervi un pochino meglio. Poi qui passerei piuttosto velocemente, andrei verso, però velocemente se riesco. C'è qualcosa sulla, qual è questo? Ecco, e vedete le diagnosi psichiatriche, il grande trionfo della psichiatria negli anni. DSM-1, questa è l'American Psychiatric Association, il suo manuale di classificazione dei disturbi psichici, 1952, primo Diagnostic and Statistical Manual of Psychiatric Disorders, 66 disturbi psichiatrici, 66 diagnosi si potevano fare nel 1952, primo manuale che poi è diventato un manuale che è di riferimento per tutti, perché attraverso le case farmaceutiche, le multinazionali farmaceutiche che sono comandate, diciamo, dagli Stati Uniti, praticamente che sono quelle che nominano i comitati, cioè danno i fondi per i comitati che fanno questi manuali, e quindi sono loro che decidono. Ecco, vedete che dal 1952, 66
ultimo DSM, DSM-5 del 2013, i disturbi psichiatrici da 66 sono diventati 450. Cioè ognuno di noi può avere qualunque diagnosi psichiatrica, anche perché le diagnosi psichiatriche possono essere cumulative. Io ne posso avere 4, 5, 6, 7, non è che dice fammene una, quella che ti sembra più appropriata. No, me ne può fare 4, 5, 6, 7, 10. È permessa la diagnosi multipla. Con 450 etichette diagnostiche, voi vi rendete conto che al di là del discorso dell'onestà del professionista, ma se ha a disposizione 450 etichette diagnostiche invece di 66, è molto facilitato a fare qualunque tipo di diagnosi a chiunque. Io infatti l'ho intitolato col motto di Buzz Lightyear in Toy Story, verso l'infinito e oltre. Mi sembra che questa sia la tendenza delle diagnosi in psichiatria. E vabbè, qui c'è un discorso un po' più tecnico, non lascerei anche un po' perdere, ma è chiaro qual è il punto. Il punto è che queste diagnosi sono diagnosi convenzionali, cioè loro dicono se ci sono tre sintomi fra una lista di 10, due tipi di comportamento fra una lista di 5, una durata che va, allora faccio la diagnosi, va bene? Ma questa è una diagnosi, diciamo, convenzionale, categoriale, cioè dove praticamente io arrivo a evidenziare un'etichetta diagnostica. Invece l'alternativa, che è quella che ci porta anche sul discorso che facevo prima dell'elettroencefalografia quantitativa, che può essere una difesa notevole, cioè nel senso noi andiamo invece, qual è? Chi si è opposto a questo? Van Praag tanti anni fa, questo psichiatra, che diceva, ma perché dobbiamo fare diagnosi categoriali? Facciamo diagnosi dimensionali. C'è l'ansia? Sì, no, ansia. C'è depressione? Sì, no, depressione. E quindi io non metto un'etichetta all'individuo, guardo qual è il suo profilo di problemi. E allora su questo profilo di problemi io potrò intervenire, ma senza dargli un'etichetta che può essere squalificante, può essere, perché ognuno di noi avrà un profilo che si differenzia da quello di un altro, questo è il punto. Vabbè, e qui c'è, ecco, questo è un mio cavallo, sono quasi alla fine, è un mio cavallo di battaglia, cioè io ho fatto psichiatria pensando che fosse la terra della chiacchiera, dell'interpretazione selvaggia e cercando qualcosa di oggettivo come tutto il resto della medicina. Se io penso che una persona c'ha il diabete, perché c'ha diversi sintomi che mi tornano, finché non ho trovato che la glicemia è oltre un certo livello, quindi un validatore esterno che mi conferma la mia impressione, io non faccio diagnosi di diabete. Perché se quello urina spesso, beve moltissimo, no, ci sono queste cose qui, no, allora io posso pensare abbia il diabete, ma se non ha la glicemia oltre un certo livello, io non gli faccio diagnosi di diabete. Perché ricorro al validatore esterno che mi deve confermare la mia ipotesi. E la stessa cosa deve valere per la psicologia, per la psichiatria. Oggi cominciamo a avere dei marker, dei validatori esterni affidabili, e ce li dà la stimolazione magnetica transcranica utilizzata in maniera diagnostica, quindi non è, uno lo potrebbe definire il moderno elettroshock, ma non è del tutto vero, è una cosa completamente diversa. Comunque, diciamo, quella è l'applicazione terapeutica, ma in realtà si può utilizzare in maniera diagnostica per vedere quali sono le aree più attivate e meno attivate. L'elettroencefalografia quantitativa hanno dato gli stessi risultati, per esempio nella depressione, la depressione vera, non quella delle epidemie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, c'è un'attivazione della corteccia prefrontale sinistra. Questa è la parte del cervello che dovrebbe funzionare più
velocemente, più attivamente di tutte, perché è la parte dove vengono preparati i programmi per passare poi all'area motoria che li deve eseguire, dove le emozioni vengono poi a prendere, a dare le indicazioni per quali programmi scegliere, quali schemi comportamentali attivare. Questa è una zona che deve funzionare molto velocemente, molto potentemente. Nella depressione si è visto che questa funziona pochissimo, funziona di più la parte destra, che fra l'altro è quella della negatività. L'emisfero destro è quello della negatività, della inibizione comportamentale, quindi funziona di più quella parte, funziona pochissimo quella che dovrebbe essere invece l'area frontale, che dà proprio lo spunto a tutti i comportamenti. E quindi la cosa che volevo dire è che due diversi sistemi, la stimolazione magnetica transcranica usata in maniera diagnostica e l'elettroencefalografia quantitativa, che negli Stati Uniti sta avendo un'esplosione, da noi sta cominciando ora. Siamo pochi in Italia di cui che ci si sta occupando di queste cose, ma per esempio io lo dico come un messaggio collaterale per i bambini che oggi gli danno il Ritalin, che è una sostanza tossica, che per oggi va di moda, disturbo da deficit dell'attenzione con iperattività, che poi è provocato dalla televisione, dai computer, dai videogiochi, eccetera. Però voglio dire, così si può vedere se è vero o no, cioè vediamo se c'è un cervello lento, e con delle terapie che si chiamano neuroterapia, neurofeedback, possiamo intervenire per rimettere a posto con poche sedute, rimettiamo a posto, non c'è passaggio di corrente, niente, solo una registrazione, un apprendimento attraverso uno schermo con delle musiche e delle immagini. Chi ha voglia di vedere il mio sito, ho descritto queste cose, queste potenzialità che oggi ci sono e che possono francamente far fare dei passi avanti giganteschi. Io su questo tralascerei un po' la parte elettromagnetica, della parte che io ho dato solo un po' la base. Sai cosa vorrei fare invece sui sintomi? Solo due diapositive sui sintomi. La parte elettromagnetica è interessante, che magari detta da me, da un ricercatore, non conto, ma detta da un esperto. Sai, ma io non sono esperto di elettromagnetismo, lo dico sempre. Però i disturbi elettromagnetici, certo, penetrando i nostri cervelli, certo, si certo creano determinate patologie. Io ti dico, non voglio rubare tempo al generale. No, il generale sta con noi fino a questa sera, quindi non c'è problema. Dobbiamo sentire anche la sua opera, quindi non può andare via. Comunque, la faccio molto breve, no? Quindi si è già detto qual è il meccanismo: una vibrazione che si impone a un'altra vibrazione. Questo è tutto il discorso del... Ora vorrei andare un po' alla svelta, magari vediamo. Diciamo, ci sono varie frequenze che possono essere interessate, nel senso che tutte, dal cellulare al forno a microonde, alla televisione stessa, lo schermo televisivo, lo schermo del computer, tutte emettono questi pacchetti, no, di radiazioni che poi vanno, vibrazioni che vanno a sovrapporsi alle vibrazioni che sono quelle che fanno funzionare il sistema nervoso. E quindi sia quelle degli elettrodomestici, le linee elettriche, forni a microonde, satelliti. Quali sono sintomi? Sintomi che possono essere di queste forme, diciamo, più blande: effetti fisici diretti, tremore, ptosi palpebrale, la palpebra che scende giù, cambiamenti nei tempi di reazione, cambiamenti nel profilo del sonno, cambiamenti nei tracciati elettroencefalografici, autismo infantile. Ci sono degli studi in zone dove ci sono dei ripetitori, un accumulo di ripetitori per cellulari, c'è un numero spaventosamente più alto di casi di autismo quello vero, perché oggi autismo non significa più niente, siccome si parla sempre di soldi, fondi, per cui se oggi uno fa la diagnosi di autismo rientra in certi programmi specifici, regionali, eccetera, per cui vengono dati fondi. Quindi oggi si tende a fare la diagnosi d'autismo in una maniera completamente abnorme, e quindi questo bisogna difendere i nostri figli da diagnosi di autismo che sono sballate, sono buone per quelli che fanno la diagnosi perché li fanno avere finanziamenti.
Ecco, poi invece quello delle armi, quindi microonde nel campo del super high frequency, che allucinazioni uditive e visive, blocco generalizzato delle afferenze sensoriali, blocco del pensiero, dolore così intenso è da non essere nemmeno descrivibile, generalizzato. Queste sono armi che sono state, fra l'altro, dico, sono, non sono fantasie, sono state usate e si può vedere anche quando, ci sono dei documenti che lo testimoniano. Poi vedete gli altri mezzi, schermi, computer o TV, deboli campi magnetici di bassa frequenza attraverso la pulsazione dell'intensità delle immagini, schermi di computer attraverso software che provocano variazioni irregolari di frequenza delle pulsazioni per impedire l'adattamento, DVD attraverso programmi che introducono variazioni di pulsazione nei segnali RGB, possibili vibrazioni di immagini deboli che danno appunto, chi è che aveva detto prima, subliminali, no? Sì, appunto. E vabbè, qui c'è poi tutto il discorso, Pavlov, che è il grande maestro di tutto questo, aveva visto che con gli animali, con questi cani, se li stressava oltre un certo limite, succedevano cose stranissime. A un certo punto si arrivava alla fase equivalente per cui rispondevano uguale a stimoli intensi o a stimoli molto deboli, invece chiaramente differenziare la risposta. Addirittura arrivavamo a una fase continuando a stressare oltre un altro limite, risponde solo agli stimoli deboli, agli stimoli forti non risponde più. Perché? Perché si difende, sa che, non, che c'è qualcosa di grosso che lo può far morire, e allora non si difende nemmeno più, risponde solo agli stimoli deboli perché con quelli ce la fa. E si arriva a quella che è la fase ultra paradossale, in cui si ha un'inversione di affetti e gusti, cosiddetto depatterning, stato ipnoide, suscettibile al ricondizionamento. Questa è la base del lavaggio del cervello. Ecco, quindi si arriva attraverso varie tecniche a portare alla fase ultra paradossale, per cui si riesce a fare terra bruciata di tutti quelli che erano gli schemi comportamentali, i riferimenti della persona, e si può quindi instaurare la nuova personalità che uno ha programmato. Lavaggio del cervello, ecco. Quindi poi oggi abbiamo tutta questa nuova possibilità tecnologica, microchip impiantati sotto cute, gli stessi che vengono impiantati negli animali domestici, smart dust o polvere intelligente, composta da miriadi di computer microscopici che creano un network in grado di controllare e dirigere le funzioni vitali di un organismo, bio-happy, devices in grado di riprodursi ed integrarsi all'organismo fino a raggiungere il nucleo delle cellule con possibile alterazione del DNA, si presentano come microfilamenti o fili che verosimilmente si integrano al sistema linfatico. Onde scalari, elettromagnetiche e microonde sono le vere armi di tortura per evocare dolore, scosse, calore intenso fino alla sensazione di bruciore. Causano anche insopportabili acufeni, quindi questi fischi negli orecchi, possono essere utilizzate per impedire l'addormentamento. Dalla fantascienza, sono le ultime due diapositive, dalla fantascienza a un futuro da incubo, spalmata sui muri con la vernice, una miriade di microcomputer consentirà di autoregolare la temperatura e la luminosità dell'ambiente in modo da eliminare ogni spreco d'energia, sempre che non finisca per spiare chi in casa ci abita. A finanziare ricerche sulle applicazioni, fondi federali, non c'è più solo il Pentagono. Ora è sceso in campo anche un fondo di venture capital che nella Silicon Valley tutti conoscono bene, si chiama InQtel ed è una filiale della CIA. Sintomi di queste sensazioni di fili metallici nel corpo, condizionamento della condotta, rapide variazioni di peso, ustioni, cicatrici, disturbi del sonno, spasmi e irrigidimenti di gruppi muscolari, anche filmati. Io ho avuto persone che mi hanno portato dei video di queste persone qualificate, un medico per esempio. Questa è l'ultima diapositiva. Mi dite voi, in un trattato di psichiatria, questo tipo di manifestazioni insorte dalla sera alla mattina come si confanno con una paranoia o con una schizofrenia o con qualunque altra cosa? Me lo dovrebbero spiegare. Qui si tratta di dire con Kelly, e queste sono le
le parole con cui concludo il mio intervento, si tratta di dire: dobbiamo adattare la scienza alle osservazioni e non avere una scienza fissa dove le osservazioni che non quadrano vengono tenute fuori. Un attimo che passiamo alle domande. Puoi rimettere la diapositiva quella di prima? La fotografia quella di prima di questa. Questa? Quale? Questa? Tenta che ce l'hai telecamera. Questa? Chi vuole fare le domande? Io premetto, non so se so rispondere. Vabbè, perché è abbastanza complicata. Dunque, avendole subite praticamente quasi tutte queste cose, le ho subite tutte, non quasi tutte, compreso mi fermavano la macchina mentre guidavo. È bello che si faccia conoscenza, ma se dietro questi poteri forti che gestiscono le multinazionali, che ci usano come le cavie di un grande lager a nostra insaputa, che praticamente stabiliscono misure di guarigione senza invece censurare i motivi per i quali vengono poi perpetrate delle malattie a livello psicosomatico, fisico, ci spolverano di micro antennine aliene, ci fanno di tutti i colori. Sì, bello parlare di tutti questi sistemi, ma quello che secondo me va veramente colpito e va veramente denunciato è il sistema delle cose e chi lo mette in atto, perché questo se... però non lo può pretendere da me, io credo di essere uno psichiatra che la vedo un po' più ampia rispetto ai miei colleghi, è solo questo, perché purtroppo non sono la persona qualificata per dire. Però è merito a questo sistema di guarigione, in merito a quello che diceva prima dei bambini. Sì. Ineccepibile, per l'amore di Dio, ma insegnare ai genitori a non mettere il telefonino in mano ai figli, o insegnare ai genitori a fare i genitori invece di mettere i figli davanti alla televisione, perché poi alla fine, a mio avviso, tutto quello che causa un'alterazione psichica di un essere umano è che ci siamo talmente dissociati da quello che è la normalità dell'essere umano, dell'essere umani tra di noi, comunicare tra di noi, salutarci per strada, condividere, io mi ricordo i miei tempi tanti anni fa, condividere il mangiare col vicino di casa, questo tipo di relazioni che secondo me andrebbe veramente fatto un processo di ritorno al passato per ritrovare la salute. Mi trova d'accordo. Più che trovare io mi sono trovata personalmente ad aiutare delle persone con dei gravi problemi psichici che si reiteravano da anni con l'uso di psicofarmaci, semplicemente inserendole in un contesto con degli animali. E ho visto che senza neanche parlare con loro, ma
mettendole in relazione con degli animali, subito, immediatamente hanno avuto quasi un processo di autoguarigione. Questo non per contestare le sue tecniche di guarigione ad altissimi livelli, ma perché credo fermamente... La prevenzione è sempre meglio della terapia. Che l'umanizzazione, dobbiamo ritornare a essere umanizzati, perché c'è troppa tecnologia. Io ho visto i miei nipoti avevano il cellulare in mano a 3 anni, ma se gli stessi genitori erano sempre attaccati al computer, la wifi sempre accesa, davanti a queste televisioni che ti spiano, perché siamo spiati da qualunque cosa elettronica, vai in un bar, ti fanno l'identificazione facciale, vai davanti a un televisore, ti guardano. Le stesse televisioni sono dei computer, con me hanno interagito, io adesso l'ho spenta perché mi sono stancata, interagivano addirittura attraverso la televisione, disturbavano, cambiavano la lingua, ti mandavano le cose che volevano loro. Cioè, il problema è che per difendersi da queste persone puoi solo fare di spegnere tutti gli attrezzi che loro hanno inventato per spiarci. Non so quanti anni hai, tu hai cominciato presto a usare il cellulare? Oh, io ho 44 anni, il cellulare l'ho avuto. Ah, e dunque, quindi i bambini, voglio dire, allora, diciamo... Ma voi stessi, cioè le persone stesse che usano il cellulare cioè, tutti sappiamo che fa male, però ovunque vai, tutti col cellulare in mano, attaccati al cellulare, tutti così. Sì, no, però tu il cellulare... lo usi da 15 anni, da 20 anni. No? Io non ce l'ho neanche il cellulare, quindi me ne sono comprata uno di quelli vecchio stampo. Allora passiamo a un'altra domanda. Scusi, non le ho fatto la domanda, era più calcio. No, non l'avevo finito, era più che altro una condivisione. Io solo una curiosità, quelle lesioni come l'hanno interpretate poi alla fine? Quelle lesioni sorte dalla sera alla mattina, che non erano correlate con niente, sembrano lesioni da grattamento, che cosa sono, come l'hanno interpretate? Perché non si interpretano con niente. Io ho avuto soltanto, diciamo, la fotografia dalla persona che si è presentata, secondo me molto affidabile, una persona che non aveva nessuna caratteristica di disturbo psichiatrico maggiore, e che mi ha fatto vedere cosa gli succedeva e cosa si era... No, perché siccome sono un medico legale io, quelle non le riconosco correlate con la malattia. Certo. E questo bisognerebbe in effetti approfondirlo con dei dermatologi, con una situazione multidisciplinare che dovrebbe attivare, no? Attivarsi. Infatti sono stranissime, non le riconosco proprio. Allora passiamo a un'altra domanda per il professore. Semplice e breve, senta, io volevo sapere nel campo medico se solo lei come medico ha fatto queste ricerche e può diventare una divulgazione tra medici, cioè è una cosa che può avvertire la gente nel campo psichiatrico o anche in altri ambiti di questa divulgazione di queste cose? Noi come pazienti che cosa ci dobbiamo aspettare? Io più che scrivere un libro su questo non saprei, due libri diciamo, l'impatto è quello che è, cioè per fortuna c'è un impatto sulla popolazione interessata, che però è una parte ridotta, una parte di persone che hanno, diciamo, o per esperienza personale o per avere qualcuno che conoscono o per avere una sensibilità particolare per queste cose, e vengono, però la grande maggioranza non ne parla, questo bisogna parlare. Allora passiamo un'altra persona. Ormai tanto il tempo è passato, cos'è lo marciano davanti alla... La mia è una domanda più che altro
tecnica. Volevo sapere se usando un cellulare normale di vecchia generazione senza internet diciamo, può migliorare la situazione o comunque sì, comunque. Nettamente. Sì. Se è un cellulare di vecchia generazione. Cioè diciamo quelli senza internet, quindi. Guarda, bisognerebbe essere dei tecnici. Io appunto ho detto di questo professore che conosco, Attilio Evangelisti, ingegnere presso l'Università di Firenze, che fa dei corsi di elettromagnetismo, di ingegneria biologica, con gli effetti quindi studiando tutti gli effetti dell'elettromagnetismo sulle sostanze biologiche, quindi sull'essere umano in particolare. Però già parlando con lui diceva che per esempio dalla generazione 3G a quella 4G c'è è una cosa esponenziale, cioè se va a 3G il cervello tutto sommato becca un po' di radiazione, radiazioni elettromagnetiche, ma una quantità accettabile. Dal 3G al 4G c'è un abisso, c'è un'impennata pazzesca. Se arriviamo a 5G, ora siamo a 4,5, ho visto TIM 4,5G e poi fra poco ci avremo il 5G, a quel punto credo che i glioblastomi probabilmente ci avrà uno ogni 10 persone, non lo so, purtroppo questo è che si sta, quindi bisogna cercare di difendersi, non c'è niente da fare. Buongiorno, scusi, una domanda. Ma è vero, nel 2014, maggio 2014, mi è capitato di vedere una notizia riferita all'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, cui diceva stava mantenendo la promessa di applicare TSO a 5 figure. È vero questo? Preso da un estratto della trasmissione Che tempo che fa. A 5? 5 figure. Cioè, fare una differenziazione fra 5 forme diverse di TSO? Sì, come succede in Gran Bretagna? In Gran Bretagna ci sono praticamente sono varie situazioni. Praticamente il nostro Servizio Sanitario Nazionale si è formato dal National Health System del Regno Unito, che è andato in fallimento, e come sta andando ora si vede, non dà più l'assistenza agli anziani, tutte queste forme qui di vari tipi di compulsory treatment, quindi trattamento sanitario obbligatorio, si è formato su tutto, noi è stata una copia assoluta di tutto quello che avevano messo loro, un servizio sanitario inglese formatosi nel 1948, quindi noi a 30 anni di distanza nel 1978 si è copiato paro paro quello che era il servizio sanitario, e quindi diciamo semplificando un pochino finora, quello che ha detto Renzi è semplicemente l'applicazione per esteso di quello che già fanno in Inghilterra e fanno dei macelli bestiali. Io ci sono andato diverse volte, ho dei colleghi che conosco, che è una cosa che fa orrore, quindi non si fa certo a migliorare. Salve, buonasera. Considerando che la ricerca sulle armi è sempre stata molto più veloce di qualsiasi altra ricerca, facciamo conto che la prima bomba atomica è stata lanciata nel 1945, cioè praticamente tantissimo tempo fa. E considerando poi tutta la tecnologia che si è sviluppata successivamente e che c'è oggi, perché è così difficile pensare che le persone che sentono le voci nella testa 24 ore su 24 sono appunto bersagliate da una tecnologia dei servizi segreti e invece non è un disturbo psichiatrico? Ecco. Ma la mia risposta è che purtroppo non abbiamo messo a punto ancora qualcosa che possa rendere oggettiva in una maniera convincente, no? Cioè, quindi no. Bisogna fare un lavoro multidisciplinare per cui si possano trovare le prove di questo, no? Delle prove oggettive. Al momento siamo un po' in difficoltà, si capisce che dietro c'è qualcosa e che può essere un discorso assolutamente affidabile e
convincente, ma non abbiamo per ora, fino ad oggi, insomma, però qualcosa si sta muovendo. Dicevo già questo corso che sugli effetti dell'elettromagnetismo, ecco, io per esempio ho conosciuto l'ingegner Evangelisti in un convegno, ma poi non ci siamo, si era detto ci si sentiva, bisognerebbe mettere insieme queste esperienze, come le esperienze di Emiliano, cioè voglio dire, mettere insieme queste cose, trovare un protocollo in cui ci può essere anche l'elettroencefalogramma quantitativo, dove io ho fatto a qualcuno che mi portava questo tipo di esperienze che ritenevo attendibile, e ci sono alcune cose molto particolari che ho riscontrato, che però richiederebbero un campione molto più ampio per vedere se quello può essere un indice specifico, per esempio, di controllo elettromagnetico. Professore, io sono fresca, secondo DSO, una settimana. Ho un protocollo che viene attivato, ma quanto può rimanere comunque, diciamo, interminabile? A tempo indeterminato, cioè praticamente la legge dice soltanto che deve essere rinnovato ogni settimana. Cioè un TSO può essere per una settimana, cioè il tempo di un TSO è una settimana, però può essere rinnovato. Quindi se tutte le settimane viene rinnovato, in un anno, se non erro, ci sono 52 settimane, ma il protocollo viene rinnovato 52 volte. Quanto può essere invalidante un TSO per quanto? Invalidante un TSO per una vita di una persona? Come esperienza mia, dipende, cioè a volte purtroppo in qualche caso può essere anche utile, dico, perché in qualche caso si è salvato la vita di una persona, magari si voleva uccidere o qualcosa di questo tipo, no? Può essere un disturbo maniacale molto, molto grave, uno poteva fare delle cose azzardate, poteva mettere a rischio la vita degli altri, guidava per esempio a sinistra invece che a destra, e quindi voglio dire, se gli fai TSO in quel momento, lui non si vuole ricoverare, può essere anche utile. In certe situazioni può essere devastante. Se una persona non ha nessun motivo e non è mai stato trattato prima per problemi psichiatrici, e lo metti su quella strada e cominci a trattarlo, per esempio io ho visto degli effetti devastanti da terapie farmacologiche che hanno prodotto per esempio delle discinesie tardive, con dei movimenti, dopo che aveva smesso i farmaci, questi movimenti, capito? Movimenti spontanei, ha sconvolto completamente l'equilibrio delle aree motorie del corpo, e quelle sono delle cose devastanti che non hanno, secondo me, da ergastolo, insomma, se uno potesse dire, no? chi ha fatto queste cose, perché spesso hanno poi il prosciutto davanti agli occhi, cioè voglio dire, non è che vanno a vedere, dice, ma questo gli sto facendo anche dei danni oppure faccio solo bene, dovrebbe guardare, no? Invece, no, questo, gli automatismi si vanno avanti, la cultura, ogni mese rifaccio la cultura e poi creo questi disastri, quindi può essere, a mio giudizio, devastante. Un protocollo può rimanere addosso a livello sociale per molto tempo? Io consiglio una cosa, non so se la posso dire, ma converrebbe a volte, perché ci sono delle vere e proprie forme di persecuzione, cioè a volte il servizio arriva a perseguitare la persona, cioè diventa l'elemento di, capito? Ma anche perché c'è uno scaricabarile, no? Cioè nel senso c'è scaricabarile, cioè nel senso dice io mi devo proteggere, poi se questo combina qualcosa, allora per proteggermi gli do la puntura anche se non ha bisogno, questo è il punto. Allora la cosa che io consiglio è cambiare servizio. Cioè è una cosa molto semplice, basta fare prendere il domicilio sanitario in una zona diversa, farselo approvare, timbrare, e uno cambia servizio e quindi non mi posso più fare niente. Io così alcuni casi li ho gestiti risolvendo queste situazioni di accanimento che si erano create, per cui veniva data una terapia solo per giustificare un intervento per una paura del servizio di essere coinvolto fatti provocati dal malato, quindi uno cambia domicilio sanitario, si
di scrivere, quindi non hanno più una possibilità di intervento perché sono stati scavalcati attraverso questa semplice manovra. E è possibile, uno può chiedere di cambiare il domicilio sanitario, non la residenza, il domicilio sanitario. Deve avere l'approvazione. Ok, grazie. Senta, volevo fare un'ulteriore domanda. Da 1 a 10, quanti colleghi suoi hanno preso le distanze da quello che viene divulgato, diciamo, ovviamente per il proprio, tra virgolette, tornaconto economico, cioè magari a divulgare queste cose nel mondo della medicina, non è tanto, visto di buon occhio, perché giustamente meno sta la gente, meglio è. Allora, io da 1 a 10? Sì. 0. Cioè, nel senso che non c'è molta attenzione per queste cose, c'è molto, molto va sull'automatismo, sulla pigrizia mentale, e appena uno sente che uno dice cose un po' strane, ma non solo in Italia. Ho avuto, per esempio, una paziente svizzera, hanno fatto le cose in Svizzera molto peggio o quasi peggio di quello che viene fatto da noi, gli hanno tolto figli, gli hanno fatto di tutto. E guarda caso tutto cominciò quando misero dei ripetitori della Swisscom vicino alla sua villa, non aveva mai avuto nulla, un architetto, una donna bravissima, efficientissima sul lavoro, non aveva mai avuto nulla in vita sua, nessun precedente psichiatrico, guarda caso la Swisscom li mette due ripetitori potentissimi vicinissimo alla sua villa e comincia il suo calvario omicidiale, dove gli era venuto di tutto, poi alla fine gli hanno tolto anche figli, sciami di calabroni che entravano nella villa, ma davvero entravano sciami di calabroni, sì, evidentemente era turbato tutto l'equilibrio naturale anche delle bestie, del setto dell'elettromagnetismo, no? Quindi, e tutto sembrava diagnosi psichiatrica, paranoia, le solite cose. È una cosa assurda. Io infatti lo dico, io con i psichiatri avverto veramente poca affinità, però con me hanno paura, perché io ho fatto il trattato, ho 4 capitoli sul trattato italiano di psichiatria, quindi io ho scritto insieme al professor Cassano il manuale di psichiatria della UTET, che è stato il più venduto in Italia per le scuole di medicina, tutta Italia. Quindi, voglio dire, e fanno un po' di difficoltà con me a dirmi che sono un alternativo. Molta difficoltà, di fatto, a quello che ho potuto vedere un pochino, quando sentono che ci sono di mezzo io, cercano di evitare. Immaginavo questo. È molto più facile mettere fuori gioco uno che è un alternativo, no? Uno che si pone come fuori sistema, contro il sistema, io non sono un antipsichiatra, io sono anti questa psichiatria. Bravo. Vorrei farvi una domanda. Volevo sapere quanto valutate voi la malattia di una persona a livello di cervello quando tutto intorno è degrado, cioè non ci sono i colori, non ci sono i fiori. Vorrei fargli questa domanda, visto che le persone che io incontro sono tutte depresse per la sporcizia, quanto influisce sul cervello umano? Secondo me moltissimo, moltissimo. Cioè, come si diceva, è come, allora, un esempio molto calzante: il disturbo da stress post-traumatico. Se mi scoppia una bomba a 2 metri di distanza, anche se io ho una struttura mentale fortissima, io vengo travolto. Però se la bomba invece che da 2 metri di distanza scoppia e me la fa vedere il telegiornale, qualcuno rimane traumatizzato lo stesso. Ma molti non lo saranno, perché sono filtrati da un avvenimento avvenuto ad altri in un'altra zona attraverso le immagini televisive. Quindi la sensibilità di ognuno di noi, quindi la soglia depressiva, ce l'abbiamo tutti, come la soglia pilettogena,
tutti noi possiamo avere, il nostro cervello è fatto per poter scatenare crisi epilettiche, però normalmente nella grande maggioranza dei casi non le abbiamo. Ci sono alcuni che hanno una soglia particolarmente bassa perché tutto questo avvenga, la stessa cosa con la depressione. E quindi voglio dire, però se io provoco dall'esterno molte situazioni, si diceva prima, helplessness, no? L'impotenza appresa, io ti faccio vedere che tu non vali nulla, che tu non risolvi nulla nella tua vita, che tutto intorno a te è degradato, che tutto fa schifo, che non puoi, anche se voti un partito, poi dopo c'è chi la mette nella maniera tale che il tuo voto non è servito a niente. Faccio tanto per fare un esempio un po' moderno, un po' attuale. Diciamo. Vabbè, io direi che se no poi non lo so, No, allora io direi di fare una piccola pausa e dopo per una cosa posso chiedere una cosa? Sì. A proposito di alternatività, secondo lei le tecniche, le pratiche, le terapie alternative possono, ovviamente tralasciando che bisogna stare lontani e usare i mezzi tecnologici, possono dare un aiuto, un input in più, per cui cioè, parlo della, per esempio, meditazione, la cristalloterapia, la musicoterapia, l'aromaterapia, senza andare anche su altre tecniche. Possono secondo lei dare dei vantaggi? Io credo di sì. Dunque, sulla musicoterapia c'è un libro splendido di Oliver Sacks, che è il neurologo che è morto purtroppo da un annetto e mezzo, mi sembra, che ha scritto dei libri meravigliosi, ha scritto questo libro Musicofilia, dove praticamente la musicoterapia è una terapia neurologica potentissima, ma in forme di demenza grave funziona, quindi figuriamoci se funziona. Quindi c'è tutta la mia retorica, la cosa è reversibile, se con i suoni si provano malattie, con i suoni si guarisce, di fatto lo stesso con i colori, ma di fatto con la cromoterapia non è la stessa cosa, non è la stessa cosa, perché i suoni, come si diceva, è un canale privilegiato, si va dal lobo temporale, si entra direttamente nel sistema limbico, dove si può, sì, però è immediato, perché dalla corteccia visiva occipitale c'è una strada molto più lunga, mentre di là c'è l'autostrada proprio, è un'autostrada, un raccordo autostradale, ma di quelli proprio inferiore. Però dobbiamo anche dire una cosa, se ti sparano con un'arma a microonde, puoi mettere tutti i suoni, tutte le frequenze contrarie, ci sono le frequenze apposta infrasoniche e ultrasoniche che vanno, sì, cioè, ma quando parliamo di gigawatt sparate da una nave militare o sparate da un satellite, ma sparate sono microonde, andiamo sulle microonde, su diciamo, ma le armi elettromagnetiche sono onde termiche, sì, sul calore. Però le armi elettromagnetiche fanno anche questo, certo. Voglio ricordare solo per metodo di Caronia, se bruciavano i circuiti elettronici, i circuiti elettrici, si bruciavano le macchine, si bruciavano i materassi, lì come le blocchi una frequenza radiante così elevata? Teoria, pure in pratica si possono schermare. Ma quanti soldi ci vogliono per creare una schermatura così avanzata e così elevata? Per schermare tutta la casa. Tu hai fatto un viaggio in accurato. Comunque a Caronia c'è la storia è molto... Cioè sei andato tu a Camino di Caronia e hai fatto un viaggio? Io ci sono andato, certo, ma ho scoperto un po' di cose. E non è bruciato? Filmato, no. Caronia, di mezzo pure fatto di musica, di qua non posso aggiungere altro. Non posso. Un'altra domanda... Sì, buonasera, intanto ringrazio per l'organizzazione della giornata e sento di essere molto vicina e solidale a tutte le persone qua presenti, perché io da prima soffro di questi disturbi, di questi dolori, per cui vorrei porvi alcune domande, non so se potete rispondere, sono tutte informazioni molto interessanti, le condivido sicuramente tutte, e vorrei capire quali sono gli enti o le sovrastrutture
che possono contrastare queste armi o queste radiazioni e come in generale possiamo difenderci. Perché dunque, arrivo da Firenze, io svolgo il ruolo di consigliere di quartiere e il quartiere 5. Io abito nel quartiere 5. Coincidenza. E, ho avuto la malaugurata idea di, siccome da consigliere di quartiere noi possiamo effettuare delle domande alle amministrazioni, no? per fare un esempio in generale, l'amministrazione quest'anno quanto spenderà per riparare le buche delle strade, no? Per fare un esempio. Io ho avuto la malaugurata idea in generale da consigliere di chiedere perché l'amministrazione fiorentina spende tantissime finanze per installare delle telecamere di sicurezza per tutta la città, che potrebbe essere anche una buona idea, però allo stesso tempo in contemporanea, perché leggevo su delle cronache, perché il governo in generale stanzia tantissimi fondi per costruire attraverso Finmeccanica e lanciare dei satelliti che da noi in Italia abbiamo questa tecnologia sofisticatissima, elevatissima, e come li usano? Perché si legge che sono tecnologie militari che servono anche per la sicurezza, ma allora se servono per la sicurezza mi sono domandata perché non utilizzano anche per la sicurezza di Firenze, e mi è stato risposto in maniera informale, sono stata invitata a non effettuare questi tipi di domande, perché sono domande comunque mi hanno fatto capire scomode, che non c'entrano con l'amministrazione generale di un comune, che dobbiamo occuparci di luoghi verdi, aree cani, buche delle strade, però e non rompere le scale. In sintesi. E quindi in generale domando, perché da prima persona soffro anche di queste cose in generale, come possiamo difenderci e quali sono gli enti che gestiscono o che ci indirizzano in generale queste sofferenze? Ecco, se lei ci può rispondere, la ringraziamo. Onestamente non credo di poter soddisfare la sua richiesta, cioè nel senso che credo che siamo sempre nella fase della sensibilizzazione, cioè di far capire che queste cose esistono, che c'è una... Faccio l'esempio, per esempio, della mia amica francese Corinne Bouget, che aveva scritto un libro di grandissimo successo sugli additivi alimentari. Un libro che ha avuto un successo strepitoso in Francia, in Olanda, poi anche in Italia, e lo consiglio, se qualcuno è interessato, additivi alimentari pericolo, dove praticamente spara zero, ma in una maniera molto efficace, sull'aspartame, che è una eccitotossina, lo sanno tutti, è un'eccitotossina, fa diventare il cervello come imbalsamato, forma la formalina, la formaldeide nel cervello. Bene? L'aspartame, nonostante anni di battaglie presso l'Unione Europea per farlo togliere dal commercio, perché è un dolcificante, che addirittura viene dato, era messo nella Coca-Cola Zero, viene messo nei farmaci per la tosse. Mi raccomando, le caramelle Ricola hanno l'aspartame, quindi vengono dalla Svizzera, un tubo vengono dalla Svizzera e c'è un eccitotossina all'interno, va bene? Questo distrugge il cervello, ci sono degli studi. C'è una potentissima multinazionale giapponese con sede a Bruxelles, guarda caso con sede a Bruxelles, l'aspartame è ancora in commercio, è nei farmaci della antitossi, eccetera. Lo sapete com'è finita con le Bouget? Sotto un treno. Chi ce l'ha buttata? C'è andata da sola perché era depressa o ce l'ha buttata qualcuno? Punto interrogativo. Quindi io dico, toccare certe cose al momento è ancora molto pericoloso,
e non si sa veramente come fare. Uno può fare con la diffusione dell'informazione. Io al momento non saprei quale ente mi può prendere in considerazione, però so che qualche vittima, diciamo, no, che si è rivolta a servizi segreti di paesi e che l'hanno presa estremamente sul serio queste rivendicazioni. Se uno va qui in Italia non credo venga preso molto sul fuori, serio. Fuori dalla NATO ci sono. No, anche nella NATO, anche in Francia. Francia, in Russia, fuori dalla NATO, sono stati presi estremamente sul serio. Quindi un esito estremamente diverso da quello che dice questo è un pazzo, paranoico. No, però da noi ancora no. Se lei di Firenze, il quartiere 5, magari ci sentiamo. C'è qualcosa. Ah, ma quello è. Eccomi. Allora aspetto. No, è te, è quello tuo. Non lo sapevo. Salve, allora appunto, come sono stata presentata prima, sono il presidente dell'associazione Facilità, Facilitare una nuova civiltà. Ho fatto per tutta la vita antiquaria e poi per sincronicità mi sono trovata a fare questo tipo di lavoro. E il lavoro che faccio come Facilità è raccogliere le buone soluzioni, le soluzioni di risonanza positiva. Quindi mi occupo di soluzioni, tutti i problemi servono solo per capire quale può essere la soluzione. Poi per sicurezza mi arrivano spesso molti tipi di esperimenti di cui non mi intendo, perché poi non mi intendo assolutamente di niente, so soltanto un po' riconoscere quelli che stanno portando avanti dei talenti e che stanno avendo dei compiti per una nuova civiltà, basta, questo è tutto quello che so fare. Quindi quello che dirò adesso sarà molto 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 approssimativo. E per luglio io sto organizzando un corso, diciamo, di due giorni con un ricercatore dell'Accademia di Romania che sta lavorando con i biofotoni, che, praticamente con la luce essenzialmente. E lui ha creato dei dispositivi che si attaccano sui cellulari e sostiene che possano chiaramente proteggerci dal loro danno. Questo chiaramente ci credo sulla fiducia, perché conosco la persona, conosco il suo curriculum, so che quest'anno sembra, no, mi sembra strano, però pare che il suo team sia stato proposto per il Nobel. Doveva venire in luglio con una settimana in cui per un weekend dovevamo fare il proprio corso. Invece poi è stato chiamato in America e stanno facendo altri studi, e addirittura lui dice che uno dei suoi amici, colleghi, ha una macchina per misurare la coscienza. Quindi effettivamente di cose ne stanno arrivando, non so su che cosa si basano ovviamente, però diciamo che questo ci fa capire quanto la nostra preparazione cognitiva a volte non è che è sostenuta sempre dalla coscienza. Può essere che uno ha 150 lauree e poi è cattivo, no? E dunque questo dispositivo che io ho sul cellulare, in verità, che avremmo avuto in Italia in luglio, probabilmente sarà in autunno. Ecco, volevo avvisare che le soluzioni effettivamente in studio, in esperimento ce ne sono moltissime, ecco, perché anche appunto, come diceva Eugenio, lui ha delle soluzioni sue, insomma le soluzioni ce ne sono veramente tantissime, e quello che io faccio sempre è cercare di focalizzarci su quelle essenzialmente. Grazie, volevo solo condividere, non era una domanda. Allora io direi di fare, ci sono ancora altre domande? Aspetta, dici, non ho le domande. Lui. Perché abbiamo un piccolo problema con la connessione, non riusciamo a connetterci con Rosario Marcianoli. Quindi io direi, dopo fatte tutte queste domande, facciamo una piccola pausa caffè, intanto cercherò di trovare la soluzione per connetterci con Rosario Marcianoli. Se non ci riusciamo, proseguiremo con il convegno. Intanto io devo dire determinate cose, determinate ricerche, poi abbiamo portato anche uno strumento qui per misurare determinate frequenze, e dopo passerà la parola anche al generale Pappalardo. Allora, ciao a tutti. Ciao. Volevo dire una cosa
una più che una domanda, no? È vero che siamo attorniati da situazioni pericolose, ma secondo me se noi lasciamo che questo fenomeno vada senza colpire veramente le basi da dove arriva più tutto, pagheremo molto di più questa cosa. Allora, assumersi la responsabilità è dura, ma ti posso garantire che se non te l'assumi è molto molto più dura, perché viene spalmata nel tempo e il prezzo, il conto che viene nei nostri riguardi è molto molto salato. Io questo l'ho visto, anche perché tutta questa tecnologia che ci gira attorno, sono molto emozionato, facciamo un applauso. Ma sì, dobbiamo pure pensare. Allora, bisogna, la soluzione c'è, ma bisogna colpire la fonte del problema. Se non facciamo questo, scordatevelo. Allora, quello che sappiamo, dire al governo che massone, che noi sappiamo, non siamo. Parliamo al microfono, con il microfono, con il microfono. Allora, siccome ognuno di noi ha dei talenti, no? Giusto? Io sono un inventore. E su questa strada ovviamente mi sono imbattuti fenomeni abbastanza forti. Ne ho fatto tesoro. Io e altri pochissimi, devo dire, stiamo cercando di fare qualcosa, ma è dura, dura. Io quando vedo i bambini che sono morti potenziali, non riesco a dormire. Io ho un nipotino di 2 anni e lo vedo già morire. Come fai a non fare qualcosa? Devi fare qualcosa. Tutti questi strumenti qua, sì, sono belle cose, ma dobbiamo colpire la fonte dove questo cazzo di problema c'è. Ecco, allora, adesso la domanda è come? Se c'è qualcuno che ha un'idea, perché un'idea vicino a un'altra idea fa nascere una terza idea, vedi questo passo, no? Mi viene, mi parla, io prendo nota. Allora, io sto già quando abbiamo creato il gruppo, volevo solo dire questo. Io faccio una piccola risposta, dopo faccio rispondere al dottor Rocio. Quello che ha detto il signore, io vorrei proporre a tutti quanti, visto che ormai siamo tutti tesserati, dietro al suggerimento del fatto che potremmo rivolgerci alle autorità estere che si occupano di queste cose, che già ne fanno, andiamo a massa all'estero, anziché rivolgerci alle autorità italiane, andiamo in Francia, per esempio, tutti quanti a massa. In Francia ci faccio migliorare, visto che là sono più seri rispetto all'Italia. Aspettate un attimo, io volevo solo una cosa, io volevo dire in generale. Ma è possibile fare un qualcosa, cioè scrivere una lettera al Parlamento e parlare di questa cosa riguardo queste frequenze e queste manipolazioni? Quando parlerò io. Certo. Va bene, ma io lo so che già il generale si è preparato, io lo so che si è preparato. Questo io lo voglio al governo. non cambieranno mai le cose. Sì. Allora, chi deve fare un'altra domanda, dopo facciamo la pausa caffè, se no non posso riusciamo... io qualcosa a dire? Sì, se no non ci riusciamo con i tempi. Il microfono... Se volete una piccola esperienza, io ho studiato un po' i campi magnetici per le persone esposte a rischio. Non abbiamo trovato dei campi magnetici nelle lavorazioni in ferrovia superiori all'esterno, cioè erano alti. Le visite mediche che vengono fatte sono visite mediche normali, perché nessuno sa che organi di bersaglio devi andare a cercare, e questo già è un problema. Poi mi hanno tolto sto lavoro e adesso ne faccio un altro, però c'è un enorme aumento di leucemia, un enorme aumento di glioblastomi, come diceva lui, che sono terribili, danno metastasi, sono incurabili, danno delle allucinazioni. Io ho trovato uno che aveva delle allucinazioni, vedeva serpenti sopra il letto e non riusciva a fermarle, tutti quanti pensavano che avesse allucinazioni, invece era un glioblastoma. Quindi noi siamo circondati da cose nocive. Come ci difendiamo? C'è chi usa il materasso, c'è chi si fa la schermatura alla finestra, c'è chi si usa la turmalina nera, c'è chi come me andare a finire dentro un bosco per cercare di scappare, se è circondata da animali, se è rifiutata di farsi le vaccinazioni, va a guardare tutte quante le etichette,
Però il problema, secondo la mia esperienza personale, è che c'è poi una volontà precisa di farci fuori. Perché siamo troppi. Siamo troppi. Deve parlare ancora lei no, la signora microfono. Prego. Ecco, sto in angolo e poi straniera, mi sento veramente trasparente. Vicino. Allora, io ieri ho fatto una piccola ricerca su questo sito e consiglio a voi tutti agire tramite questo molto intelligente sito e questa gente che poi racconta ogni problema che abbiamo qui toccato, aggiornato in modo preciso e proprio corretto, cioè tutto si parla contro questa psichiatria malata, ma si fa una proposta come dovrebbe essere questa situazione, come si potrebbe risolvere. Allora è anche postato su Facebook questa cosa, proprio per consigliare a noi tutti agire in modo diretto in questo senso, che prima facendo queste tassazioni statali che stanno iniziando, subito mettere 5.000 a quelli. A parte c'è una finestrina lì, loro molto invitano a scrivere il nostro problema attuale. Noi abbiamo grosso problema, grossissimo, specialmente se io parlo per esempio di mio, poi io ho domande al professor Uno, al generale Parardo, perché a me succedono le cose stranissime. Le voglio chiedere chi sono quelli che, per esempio, quando io chiamo, io non agisco come questo cagnolino che si nasconde, che se ne proprio si chiude. Io agisco con stessa forza e tutto condominio è contro di me, mi vogliono chiudere. Però ho letto anche in questo sito che, per esempio, in Germania già hanno finito con teso. Non c'è più, hanno risolto il problema, Germania è sempre prima, risolvere i problemi. E poi cosa volevo dire? Un attimo, penso anche sempre provate come dire. Allora, prima queste 5.000, poi non lo so, se ognuno scrive a loro, scriviamo in qualche modo organizzato chi può scrivere nel nome di gente che è trattata tramite questi, per esempio, armi militari. Io sono trattata tramite armi militari e io ho scritto due appunti a proposito, come si chiamano, perché è veramente essere ignorante in materia e non saper per esempio chiamare questa cosa che ogni giorno da 3 fino a 6, per esempio, pulsazioni di microonde sul mio corpo, poi pizzica, io faccio i bagni con sali, con queste cose per ritirarmi. Sto bene comunque, ma sono tutta nella vibrazione e questo è normale per me, perché io combatto. Però non è normale per condomini, perché loro mi sentono proprio pazza. Una che agisce, poi c'è ammirare questo marina militare che guida questo gruppo contrario, che ora si sta preparando per farmi sbattere, perché lui sta perdendo con la mia testa. Però io, quando per esempio agisco su queste cose sollecite, io agisco in modo intuitivo, anche tramite radio, queste onde basse mi fanno sempre vedere le cose stranissime che cambiano, loro cambiano atteggiamento verso di noi. Allora io li denuncio, faccio rumori che loro fanno, diaboliche, tremendi. E cosa succede da qualche tempo, non so, sono 3 settimane, mesi, che viene una forza tramite radio, che praticamente ho notato 3 tipi o 4 tipi di queste forze, una anche parla spagnolo, mi cantano, mi fanno dondolare per dormire, tranquillizzarmi,
ma fanno tremendo pestaggio a quelli che li violentano. Questo mi è da grande gioia. Ma non so chi sono. Ah, c'è qualcuno che sta combattendo, sta proteggendo, sì, loro, alcuni li proteggono, perché si vede che c'è qualche orecchio che sente queste cose. E poi dice, fate voi ordine, per esempio si sente un rumore, un rumore diabolico basso, una cosa che viene da sottoterra. Io non so cosa sono, però io subito dobbiamo chiudere con la domanda, perché sennò dopo siamo, non c'è la pausa, io non faccio questo momento domanda, lo voglio solo stimolare per queste cinque cose, per scrivere una cosa, da loro aprire là, e anche leggete queste cose che loro scrivono, perché sono veramente cose che abbiamo toccato diverse. E non servono domande, perché loro rispondono con le parole di gente molto colta e pescata già da diversi dal mondo. E poi altra cosa, che fate attenzione anche per questo radio, perché questa forza che viene, che agisce veramente, è una cosa reale. Io sono assolutamente, sto a piedi con te, anche quindi devo fare una tessera comunque per avere l'attestazione che io faccio la mia ricerca, perché mia è ricerca anche di queste cose. E realmente esiste una forza che vorrebbe aiutarci. Okay. Perciò ci facciamo un po' di cose. Grazie. C'è l'ultima domanda e poi facciamo 10 minuti di pausa. Parla di Cina. Volevo dire solo una cosa in merito. Un attimo di silenzio. Volevo fare una domanda su più tecnicamente, perché mi fosse spiegata una determinata dinamica di manipolazione mentale. Ma se queste persone che hanno la conoscenza, che hanno, a cui ci hanno vietato di accedere per poterla manipolare contro di noi, tipo come diceva prima il dottore, tutta la teoria sull'elettromagnetismo, come usare la telepatia, queste persone sono in grado di usare il loro cervello e di potenziarlo attraverso delle tecnologie che noi non conosciamo, perché non ci hanno dato l'accesso a queste possibilità di conoscenza. Però volevo dire una cosa fondamentale: loro hanno potere di farci del male se riescono a deprimerci, quindi è molto importante che noi siamo consapevoli di quello che succede. Mi riferivo, non so chi l'ha detto, sulla massoneria. Non è vero che tutta la massoneria è cattiva, perché no, non è vero. Allora, cioè, aspetta, posso finire e poi dopo mi rispondi? Puoi contattare il giudice Paolo Ferraro? Lo conosco personalmente. Non è vero che tutta la massoneria, ci sono persone buone nella chiesa, ci sono persone buone nella massoneria, ci sono persone buone nella società, tra gli altri, tra i satanisti, tra i cristiani. I buoni ci sono, perché ci sono persone che sono convertite, ci sono persone. Mi fai finire di parlare? Sì, sì. Questo atteggiamento è quello che loro vogliono, perché se tu credi che la conoscenza più grande ce l'ha chi ha conosciuto il male e si converte, puoi anche credere che la possibilità è data a tutti, giusto? Ma sapere chi è Satana? Ma dai! Satana! Aspetta un attimo, fammi finire, sennò cadiamo nella trappola. Quindi questo atteggiamento di accusa verso tutto, verso tutti, è esattamente quello che loro vogliono per farci perdere la speranza nella possibilità di tutti di diventare positivi, perché è esattamente quello che a loro serve per abbassare le nostre difese immunitarie contro il sistema. Quindi l'atteggiamento di accusa totalitario è quello più sbagliato che noi possiamo avere. Allora. Ok, grazie.
adesso chiudiamo perché no, siamo andati troppo avanti, andiamo a prendere 10 minuti di pausa per prendere un caffè e dopo ricominciamo un'altra volta con la tua consulenza. Guarda, i più grandi santi sono stati i peggiori peccatori. Perché hai reagito con la coscienza?